Il Riccetto, che doveva farsi la prima comunione e la cresima, s'era alzato già alle 5, ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia, coi calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di Gesù, pareva un pischello quando se ne va acchittato per i Lungoteveri a rimorchiare. Con una compagnia di maschi uguali a lui, tutti vestiti di bianco, scese giù alla chiesa della Divina Provvidenza, dove alle 9 Don Pizzuto gli fece la comunione e alle 11 il vescovo lo cresimò. Il Riccetto però aveva una gran prescia di tagliare. Da Monteverde giù alla stazione di Trastevere non si sentiva che un solo continuo rumore di macchine. Si sentivano i clacson e i motori che sprangavano su per le salite e le curve, empiendo la periferia già bruciata dal sole della prima mattina con un rombo assordante. Appena finito il sermoncino del vescovo, Don Pizzuto e due tre chierici giovani portarono i ragazzi nel cortile del ricreatorio per fare le fotografie. Il vescovo camminava fra loro, benedicendo i familiari dei ragazzi che si inginocchiavano al suo passaggio. Il Riccetto si sentiva rodere lì in mezzo e si decise a piantare tutti. Uscì per la chiesa vuota, ma sulla porta incontrò il compare che gli disse: «Au, a dove vai?» «A casa vado», fece Riccetto, «tengo fame». «E via a casa mia, no, a via della mignotta», gli gridò dietro il compare, «che c'è star pranzo». Ma il Riccetto non lo filò per niente e corse via sull'asfalto che bolliva al sole. Tutta Roma era un solo rombo. Solo lì, su, in alto, c'era silenzio. Ma era carico come una mina. Il Riccetto s'andò a cambiare. Da Monteverde Vecchio ai Granatieri, la strada è corta. Basta passare il prato e tagliare tra le palazzine in costruzione intorno al viale dei Quattro Venti. Valanghe di immondezza, case non ancora finite e già in rovina, grandi sterri fangosi, scarpate piene di zozzeria. Via Abate Ugone era a due passi. La folla, giù, dalle stradine quiete e asfaltate di Monteverde Vecchio, scendeva tutta in direzione dei grattacieli. Già si vedevano anche i camion, colonne senza fine, miste a camionette, motociclette, autoblinde. Il Riccetto si imbrancò tra la folla che si buttava verso i magazzini. Il ferro Bedò, lì sotto, era come un immenso cortile, una prateria recintata, infossata in una valletta, della grandezza di una piazza o di un mercato di bestiame. Lungo il recinto rettangolare s'aprivano delle porte. Da una parte erano collocate delle casette regolari di legno, dall'altra i magazzini. Il Riccetto, col branco de gente, attraversò il ferro Bedò, quant'era lungo, in mezzo alla folla urlante, e giunse davanti a una delle casette. Ma lì c'erano quattro tedeschi che non lo lasciavano passare. Accosto alla porta c'era un tavolino rovesciato. Il Riccetto se l'incollò e corse verso l'uscita. Appena fuori incontrò un giovinotto che gli chiese: «Che stai a fa?» «E mo porto a casa, mo porto», rispose il Riccetto. «Vieni con me a fesso che s'andiamo a prendere una roba più meglio». «Ma vengo», disse Riccetto, buttò il tavolino, e un altro che passava di lì soprese. Col giovanotto rientrò nel ferro Bedò e si spinse nei magazzini. Lì presero un sacco di canapetti. Poi il giovane disse: «Vieni qua e incollali i chiodi». Così tra i canapetti, i chiodi e altre cose, il Riccetto si fece 5 viaggi di andata e ritorno a Donna Olimpia. Il sole spaccava i sassi nel piano del dopopranzo, ma il ferro Bedò continuava a essere pieno di gente che faceva gara coi camion lanciati giù per Trastevere, Porta Portese, il Mattatoio, San Paolo, a rintronare l'aria infuocata. Al ritorno del quinto viaggio, il Riccetto e il giovanotto videro presso al recinto, tra due casette, un cavallo col carro. S'accostarono per vedere se si poteva tentare il colpaccio. Nel frattempo il Riccetto aveva scoperto in una casetta un deposito di armi e si era messo un mitra a tracolla e due pistole alla cintola. E così, armato fino ai denti, montò in groppa al cavallo. Ma venne un tedesco e li cacciò via. Mentre che il Riccetto viaggiava coi sacchi di canapetti su e giù da Donna Olimpia ai magazzini, Marcello stava con gli altri maschi nel caseggiato al Buon Pastore. La vasca formicolava di ragazzini che si facevano il bagno schiamazzando.
sui prati sporchi tutti intorno altri giocavano con una palla. Agnolo chiese: «A da sta ricetto?» «E i da fa sa comunione, ito!» gridò Marcello. «L'animaccia sua!» disse Agnolo. «E mo starà a pranzo dal compare suo!» aggiunse Marcello. Lì su alla vasca del buon pastore non si sapeva ancora niente. Il sole batteva in silenzio sulla Madonna del Riposo, Casaletto e dietro Primavalle. Quando tornarono dal bagno, passarono per il prato, dove c'era un campo tedesco. Essi si misero a osservare, ma passò di lì una motocicletta con la carrozzella, e il tedesco sulla carrozzella urlò ai maschi: «Oh, sono in fetta!» Lì, presso, ci stava l'ospedale militare. «E a noi che ce frega?» gridò Marcello. La motocicletta intanto aveva rallentato, il tedesco saltò giù dalla carrozzella e diede a Marcello una pizza che lo fece rivoltare dall'altra parte. Con la bocca tutta gonfia, Marcello si voltò come una serpe e, sbroccolando con i compagni giù per la scarpata, gli fece una pernacchia. Nel fugge che fecero, ridendo e urlando, arrivarono diretti fino davanti al casermone. Lì incontrarono degli altri compagni. «E che state a fa?» dissero questi, tutti sporchi e sciamannati. «Perché?» chiese Agnolo. «Che c'è da fa? Andate al ferro bedù, se volete vedere qualcosa!» Quelli ci andarono di fretta e appena arrivati si diressero subito in mezzo alla caciara verso l'officina meccanica. «Smontiamo il motore!» gridò Agnolo. Marcello invece uscì dall'officina meccanica e si trovò solo in mezzo alla baraonda davanti alla buca del catrame. Stava per caderci dentro e affogarci come un indiano nelle sabbie mobili quando fu fermato da uno strillo. «A Marcè! Bada, Marcè!» Era quel fio della mignotta del Riccetto con degli altri amici. E così andò in giro con loro. Entrarono in magazzino e fecero man bassa di barattoli di grasso, di cinghie di torni e di ferraccio. Marcello ne portò a casa mezzo quintale e gettò la merce in un cortiletto dove la madre non la potesse vedere subito. Era dal mattino che non rincasava. La madre lo menò. «A dove ido, disgraziato?» gli gridava crocchiandolo. «E so io da farmi il bagno, so ido», diceva Marcello, che era un po' storcinato e magro come un grillo, cercando di parare i colpi. Poi venne il fratello più grosso e vide nel cortiletto il deposito. «Fregnone!» gli gridò. «Sta a rubare sta mercanzia, sto fio della mignotta!» Così Marcello ridiscese al ferrovedo col fratello e questa volta portarono via da un vagone copertoni di automobile. Scendeva già la sera e il sole era più caldo che mai. Già il ferro bedò era più affollato di una fiera, non ci si poteva più muovere. Ogni tanto qualcuno gridava: «Uggi, uggi, ci stanno i tedeschi!» per fare scappare gli altri e rubare tutto da solo. Il giorno dopo, il Riccetto e Marcello, che ci avevano preso gusto, scesero insieme alla caciara, i mercati generali, che erano chiusi. Tutto attorno girava una gran massa di gente e dei tedeschi, che camminavano avanti e indietro, sparando in aria. Ma più che i tedeschi, a impedire l'entrata e a rompere i coglioni, erano gli apai. La folla però cresceva sempre di più. Premeva contro i cancelli, baccagliava, urlava, diceva i morti. Cominciò l'attacco, e anche questi fetenti degli italiani lasciarono perdere. Le strade intorno ai mercati erano nere di gente. I mercati, vuoti come un cimitero sotto un sole che li sgretolava. Appena aperti i cancelli, si riempirono in un momento. Ai mercati generali non c'era niente, manco un torso de cavolo. La folla si mise a girare per i magazzini, sotto le tettoie, negli spacci, che non si voleva rassegnare a restare a mani vuote. Finalmente un gruppo di giovanotti scoprì una cantina che pareva piena. Dalle inferriate si vedevano dei mucchi di copertoni e di tubolari, tele incerate, teloni e nelle scansie delle forme di formaggio. La voce si sparse subito, 500 o 600 persone si scagliarono dietro al gruppo dei primi, la porta fu sfondata e tutti si buttarono dentro, schiacciandosi. Il Riccetto e Marcello erano in mezzo, vennero ingoiati per il risucchio della folla, quasi senza toccare terra coi piedi attraverso la porta. Si scendeva giù per una scala a chiocciola,
La folla di dietro spingeva e delle donne urlavano, mezze soffocate. La scaletta a chiocciola straboccava di gente. Una ringhiera di ferro, sottile, cedette, si spaccò e una donna cadde giù, urlando, e sbatté la testa in fondo contro uno scalino. Quelli rimasti fuori continuavano a spingere. «È morta!» gridò un uomo in fondo alla cantina. «È morta!» Si misero a strillare, spaventate, delle donne. Non era possibile né entrare né uscire. Marcello continuava a scendere gli scalini. In fondo fece un salto scavalcando il cadavere. Si precipitò dentro la cantina e riempì di copertoni la sporta, insieme agli altri giovani che prendevano tutto quello che poteva. Il Riccetto era scomparso, forse era uscito fuori. La folla si era dispersa. Marcello tornò a scavalcare la donna morta e corse verso casa. Al Ponte Bianco c'era la milizia. Lo fermarono e gli presero la roba. Ma lui non si allontanò da lì e si mise in disparte, avvilito, con la sporta vuota. Dalla caciara, poco dopo, salì al Ponte Bianco pure il Riccetto. «Beh, gli fece?» «M'ero presi i copertoni e mo me l'hanno fregati», rispose Marcello, con la faccia nera. «Ma che stanno a fa sti coglioni? Ma perché non se fanno li cazzi sua?» gridò il Riccetto. Dietro il Ponte Bianco non c'erano case, ma tutta un'immensa area da costruzione, in fondo alla quale, attorno al solco dei viali dei quattro venti, profondo come un torrente, si stendeva calcinante Monte Verde. E Riccetto e Marcello si sedettero sotto il sole su un prato lì presso, nero e spelato, a guardare gli apai che fregavano la gente. Dopo un po', però, giunse al ponte il gruppo dei giovanotti coi sacchi pieni di formaggio. Gli apai fecero per fermarli, ma quelli li presero di petto, cominciarono a litigare di brutto, con certe facce che gli apai pensarono che era meglio lasciar perdere. Lasciarono ai giovanotti la roba loro e restituirono pure a Marcello e agli altri che si erano accostati di brutto quello che gli avevano fregato. Saltando dalla soddisfazione e facendo i calcoli di quello che ci avrebbero guadagnato, il Riccetto e Marcello presero la strada di Don Olimpia, eppure tutti gli altri si dispersero. Al Ponte Bianco, con gli apai, restò solo l'odore della zozzeria riscaldata dal sole. Sullo spiazzo di terra battuta, sotto il monte di splendore, una gobba di 2 o 3 metri che toglieva la vista a Monteverde e il ferro Bedò e all'orizzonte la linea del mare, quando i ragazzini si erano formati e stufati di giocare, un sabato alcuni giovanotti più anziani si misero sotto la porta col pallone tra i piedi. Formarono un cerchio e cominciarono a fare del palleggio, colpendo la palla col collo del piede, in modo da farla scorrere raso terra, senza effetto, con dei bei colpetti secchi. Dopo un po' erano tutti bagnati di sudore, ma non si volevano togliere le giacche della festa o i maglioni di lana azzurra con le strisce nere o gialle, a causa dell'aria tutta casuale e scherzosa con cui si erano messi a giocare. Ma siccome i ragazzini che stavano lì intorno avrebbero forse potuto pensare che facevano i fanatici a giocare sotto quel sole, così vestiti, ridevano e si sfottevano, in modo però da togliere qualsiasi voglia di scherzare agli altri. Tra i passaggi e gli stop si facevano due chiacchiere. «Ammazzate quanto sei moscio, Giarva!» gridò un moro coi capelli infracicati di brillantina. «E donne!» disse poi, facendo una rovesciata. «Affanculo!» gli rispose Arvaro, con la sua faccia piena d'ossa, che pareva tutta ammaccata e un capoccione, che se un pidocchio ci avesse voluto fare un giro intorno, sarebbe morto di vecchiaia. Cercò di fare una finezza colpendo il pallone di tacco, ma fece un liscio, e il pallone rotolò lontano verso il Riccetto e gli altri, che se ne stavano sbragati sull'erba zozza. Agnolo, il Roscetto, si alzò e senza fretta rilanciò il pallone verso i giovanotti. «Mica se vuole sbregassa!» gridò Rocco,
riferendosi ad Arvaro. «Stasera ci stanno da incollare i quintali!» «Vanno a tubature!» disse Agnolo agli altri. In quel momento suonarono al Ferro Bedò e alle altre fabbriche lontane, giù verso Testaccio, il Porto, San Paolo, le sirene delle tre. Il Riccetto e Marcello si alzarono e, senza dir niente a nessuno, se ne andarono giù per via Ozanam. E Locchi Locchi, sotto il Solleone, se la fecero a fette fino al Ponte Bianco per attaccarsi al 13 o al 28. Avevano cominciato col Ferro Bedò, avevano continuato con gli americani e adesso andavano a Cicche. È vero che Riccetto per un po' di tempo aveva lavorato, era stato preso a fare il pischello al servizio delle camionette di uno di Monteverde Nuovo, ma poi aveva rubato al padrone mezzo sacco e quello l'aveva mandato a spasso. Così passavano i pomeriggi a far niente, a Don Olimpia, sul monte di Casaddio, con gli altri ragazzi che giocavano nella piccola gobba ingiallita al sole, e più tardi con le donne che venivano a distenderci i panni sull'erba bruciata. Oppure andavano a giocare al pallone lì, sullo spiazzo tra i grattacieli e il Monte di Splendore, tra centinaia di maschi che giocavano sui cortiletti invasi dal sole, sui prati secchi, per via Ozanam o via Don Olimpia, davanti alle scuole elementari Franceschi, pieni di sfollati e di sfrattati. Ponte Garibaldi, quando il Riccetto e Marcello ci arrivarono zompando giù dai respingenti, era tutto vuoto sotto il sole africano, però sotto i suoi piloni il Ciriola formicolava di bagnanti. Il Riccetto e Marcello, soli in tutto il ponte, con la scocchia sulla spalletta di ferro arromentato, si stettero per un pezzo a guardare i fiumaroli che prendevano il sole sul galleggiante, o giocavano a carte, o facevano il correntino. Poi, dopo aver litigato un po' sull'itinerario, si riattaccarono al vecchio tram mezzo vuoto che, scricchiolando e raschiando, andava verso San Paolo. Alla stazione di Ostia si fermarono, camminando a pecorone tra i tavolini del bar, presso il giornalaio e le bancarelle, o tra le passerelle della biglietteria, a raccogliere un po' di mozzoni. Ma già s'erano stufati, il caldo faceva mancare il respiro, e guai se non ci fosse stato quel po' d'arietta che veniva dal mare. «Ariccè!» fece mezzo incazzato Marcello. «Ma perché non s'annamo a far bagno pure noi?» «E annamoce!» fece con la bocca storta, alzando le spalle, il Riccetto. Dietro il Parco Paolino e la facciata d'oro di San Paolo, il Tevere scorreva al di là di un grande argine pieno di cartelloni. Era vuoto, senza stabilimento, senza barche, senza bagnanti, e a destra era tutto irto di gru, antenne e ciminiere. Col gasometro enorme contro il cielo e tutto il quartiere di Monteverde all'orizzonte, sopra le scarpate putride e bruciate, con le sue vecchie villette come piccole scatole svanite nella luce. Proprio lì sotto c'erano i piloni di un ponte non costruito, con intorno l'acqua sporca che formava dei mulinelli. La riva verso San Paolo era piena di canneti e di fratte. Il Riccetto e Marcello vi scesero in mezzo di corsa e arrivarono sotto il primo pilone, sull'acqua. Ma il bagno se lo fecero più a mare, un mezzo chilometro più in giù, dove il Tevere cominciava una lunga curva. Quanta pena stasera.